Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa. Anche noi oggi siamo chiamati ad esultare, a gioire, con la folla che accompagna Gesù a Gerusalemme. E qui un ulivo ci ricorda la bellezza di quel momento, ma anche l'orto dove Gesù, proprio oggi, Domenica delle Palme, il Vangelo ce lo rammenta, prega, soffre e offre. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazareth di Galilea». Parola del Signore. Un brano molto bello che ci introduce così nella Settimana Santa, la settimana più importante per noi cristiani, una settimana che ci porta con Gesù a scoprire sempre più il suo accompagnarci, il suo essere al nostro fianco, il suo dono totale d'amore, ma anche a scoprire il modo straordinario con cui egli regna, governa e insegna a tutti noi a fare altrettanto. Già questo brano ce lo illustra molto bene dicendo che lui sale su un puledro, perché attraverso quel gesto tutti noi impariamo dal Cristo la mitezza e l'umiltà. Accogliamo allora questa immagine per prepararci bene a percorrere con Lui i giorni santi, per essere anche noi, come Lui, sempre più santi. Preghiamo insieme con le parole di Carlo Maria Martini. Ti chiediamo, Signore Gesù, di guidarci in questo cammino verso Gerusalemme e verso la Pasqua. Ciascuno di noi intuisce che Tu, andando in questo modo a Gerusalemme, porti in Te un grande mistero che svela il senso della nostra vita, delle nostre fatiche e della nostra morte, ma insieme il senso della nostra gioia e il significato del nostro cammino umano. Donaci di verificare sui Tuoi passi i nostri passi di ogni giorno. Concedici di capire in questa settimana che stiamo iniziando come Tu ci hai accolto con amore fino a morire per noi e come l'ulivo vuole ricordarci che la redenzione e la pace da Te donate hanno un caro prezzo, quello della Tua morte. Solo allora potremo vivere nel Tuo mistero di morte e di risurrezione,
mistero che ci consente di andare per le strade del mondo non più come viandanti senza luce e senza speranza, ma come uomini e donne liberi della libertà dei figli di Dio. Seguiamo insieme questa settimana con Papa Francesco. I mezzi di comunicazione ce ne danno tutta la possibilità per vivere con profonda intensità il mistero di morte e resurrezione del Signore. Augurandoci vicendevolmente buon cammino in questa santa settimana, accogliamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.